ci siamo parlati attraverso le dichiarazioni pubbliche. La nostra è una posizione completamente diversa rispetto a quella del Presidente Luca. Assolutamente diversa, è una legge grave che stiamo studiando e che credo contrasteremo da un punto di vista giuridico, istituzionale e politico. Quindi pensa di poter salvare ABC? Sì, no, noi ABC la salviamo, non consentiremo a nessuno di espropriare la sovranità popolare espressa col referendum. È un percorso incredibile che abbiamo fatto, unica città d'Italia, lo voglio sottolineare, ad attuare il referendum sull'acqua pubblica, abbiamo messo in sicurezza, è un lavoro enorme che ha messo in campo tutta l'azienda, il comune, lavoratori, notai, è veramente un lavoro di squadra a cui ha creduto tutta la città, che anzi io esporterò in città metropolitana, quindi insieme alla città metropolitana saremo quasi il 60% della regione, quindi anche numericamente e politicamente superiamo questa legge. E quindi credo che quella strada è senza ritorno. Mi auguro che però anche altri sindaci ci uniscano a noi, perché sa, 27 milioni di italiani hanno detto una parola chiara. Un po' di amarezza ci sta, che in 4 anni tanti sindaci non l'hanno fatto, anche sindaci espressioni di movimenti e partiti che continuano a, in modo roboante, a schierarsi per l'acqua pubblica, però poi non lo fanno. Ecco, qua in questa vicenda abbiamo visto anche quanta differenza c'è tra fare la rivoluzione governando e attuando i propositi e limitarsi ai comizi e alle dichiarazioni sui social. C'è una grande differenza. Noi a Napoli abbiamo fatto, secondo me, una cosa molto difficile, molto rivoluzionaria, e non è un caso che con questa legge, che vede una convergenza tra il Partito Democratico, Forza Italia, la Boccetta, il PDL, insomma tutto il sistema politico che cerca di fermare questa onda di democrazia e di diritti.